Rimane ancora qualche giorno di tempo per visitare la mostra di libri d'artista e libri oggetto dal titolo Nuovi corpi, nuove forme all'interno della Galleria Civica d'Arte di Palazzo Moncade, per l'esattezza sino al 21 maggio 2022, una mostra curata da Calogero Barba e organizzata dalla Proloco con la collaborazione del Comune di Caltanissette ed in particolare dell'Assessorato alla Cultura e anche dell'Archivio di Comunicazione Visiva e Libri d'Artista di San Cataldo. Fa praticamente tutto un percorso a partire un po' quella che è la storia delle neoavanguardie italiane o internazionali per arrivare fino ai giorni nostri, con presenze significative di autori italiani e internazionali. Come Nisseni la presenza è abbastanza forte, nel senso che c'è il gruppo di Caltanissetta formato da Franco Spena, Michele Lampo, Salvatore Salamone, Lillo Giuliana, Giuseppina Riggi e Agostino Tolomello. Poi altre presenze, Attilio Scimone, Ettore Carozzo e qualche altro. Se parliamo della storia, ci sono alcuni autori che sono importanti. Se parliamo poi dell'effetto anche spettacolare del libro, diciamo, va chiarito che ci sono libri che sono, diciamo, con elementi di pop-up e quindi riescono a dare maggiore coinvolgimento al pubblico, mentre quelli di carattere concettuali sono più difficili da definire nel campo proprio della cosiddetta lettura dell'opera. Dai libri d'autore di maggiore impatto visivo ai libri classici nella copertina ma non nel contenuto, dai giochi di immagini alle scritture non lineari, gli artisti con i loro libri rompono gli schemi tradizionali e sperimentano ciascuno con la propria tecnica, alcuni con materiali riciclati. Artista del gruppo di Caltanissetta, abbiamo la presenza di Franco Spena, che è stato anche il teorico del gruppo, lavora da moltissimi anni nel campo della scrittura visiva e in questo caso è presente con questo grande libro rosso fatto con carta a mano e ritagli di lattine. E tra le opere, diciamo, più importanti abbiamo La valigia di Duchamp, cioè il museo in valigia che raccoglie un po' buona parte delle sue opere che sono state volutamente progettate con questo senso, nel senso che sono fotografate e riprodotte anche con elementi e che contengono alcuni elementi della sua operazione artistica. Tra i tanti libri mostra anche un libro oggetto di Giovanni Leto, autore siciliano abbastanza conosciuto nell'ambito della sua ricerca, dove c'è un utilizzo di carte, cartoncini colorati e altro. C'è molto significativa la sua operazione di recupero di questi materiali che diventano elementi plastici e ne danno un forte contenuto all'opera.